Luglio 1992, l'undicesima legislatura si apre con un risultato elettorale che assegna al pentapartito il 52% dei consensi, una maggioranza di governo che mai verrà raggiunta in seguito da nessuno schieramento nella Seconda Repubblica. Si aprono le consultazioni per formare il governo. In questo momento io non sono il candidato numero uno, io sono il candidato unico e siamo in attesa che... C'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche. I partiti hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Alla fine della descrizione del sistema dissi: se qualcuno di voi ritiene che io non abbia detto la verità, si alzi e dica lo giuro. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. È alzato qualcuno? L'Aula era stracolma. Quello fu uno dei pochi momenti di verità di tutta questa vicenda. Fu un momento solenne di verità, quel silenzio. Un vero e proprio processo storico e politico ai partiti che per lungo tempo hanno governato il paese. Davvero, gli anni Ottanta sono stati gli anni bui della regressione, della repressione, della malavita politica. Questa non è altro che una lettura falsa, rovesciata, mistificata della realtà e della storia. C'è forse qualcuno che non ha visto la esemplare tempistica politica di determinate operazioni, le forzature macroscopiche e strumentali nelle interpretazioni delle leggi per giungere ad usare impropriamente i poteri giudiziari. Non c'è solo la forma giudiziaria, c'è la forma giudiziaria e le sue conseguenze nella società, nei rapporti sociali, nel lavoro, nelle professioni. Loro hanno distrutto sotto questo profilo, hanno fatto una distruzione umana impressionante. E non era proprio il caso di fare, se non nell'orbita di una giustizia politica, se non nella visione di una giustizia politica. Le campagne propagandistiche hanno ruotato attorno a slogan e a brutali semplificazioni. Di questo si è incaricato infatti parte almeno della stampa e dell'informazione. Io penso a Moroni, penso a Morese, Cagliari. Non hanno resistito all'urto della violenza che veniva fatta loro. E si sono tolti la vita. E altri sono morti perché erano malati e le loro malattie sono precipitate. E di tutto questo non risponde nessuno. L'opinione sola di poter impunemente essere oppressi ci spoglia della libera facoltà di valerci dei nostri diritti.
Chi sono i criminali che hanno messo bombe di fronte a monumenti d'arte, basiliche, luoghi storici e che probabilmente tenteranno di metterne ancora? Chi sono gli assassini che hanno provocato stragi di cittadini innocenti e di servitori dello Stato? C'è una strategia, una tempistica, degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione. Una tesi ed una retorica sostanzialmente falsa attribuisce queste bombe ad un vecchio sistema che resiste. Lo potrebbe credere solo una opinione pubblica stordita da una propaganda falsa, spregiudicata e persino nazistoide. Penso ad un ambiente che è alla ricerca di rotture violente, di un'ala golpista e avventurista che si muove all'interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana e che calcola che da un massimo di confusione, di disorientamento, di tensione e di ribellione si potrà trarre il massimo di profitto. Gruppi potenti, in grado di influire e di condizionare i poteri della politica e dello Stato. Di questo si può dire tutto, salvo che siano state vittime di una prepotenza, di una imposizione, di un sistema vessatorio ed oppressivo di cui non vedevano l'ora di liberarsi. E si poteva fare a meno di lasciare questo ruolo egemone ai poteri forti? No. Perché i poteri forti a loro volta garantivano la protezione attraverso la loro stampa e la loro informazione di questa falsa rivoluzione. Nella democrazia è avvenuto un golpe postmoderno. Si è riusciti in modo sofisticato, ma in modo non meno violento, ad usare la giustizia per eliminare gli avversari politici. Non sono stato difeso da una parte di coloro che avevano il dovere di difendermi. Per parte mia, naturalmente, continuerò a difendermi nel modo in cui mi sarà consentito di farlo, cercando le vie di difesa più utili e più efficaci, e senza venir meno mai ai miei doveri verso la mia persona, la mia famiglia e tutte le persone che stimo e rispetto, siano essi amici o avversari. Veniamo da Piazza Navona, sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Raphael, questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta. Di polizia che era lì mi disse di uscire da dietro. No, io da dietro non esco, io sono uscito davanti. No, non ho nascosto i miei sentimenti, né tantomeno le mie convinzioni. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto!